Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpi. Quest'oggi andiamo a vedere insieme lista e mazzo di colui che ha assolutamente stupito, sconvolto l'ultimo Limitless Qualifier, il quarto. Sto parlando di Zacian Turbo, prima però sigla. Bene, eccoci qua a vedere insieme la lista di Zacian Turbo. Se andate a vedere su Limitless, dove sono raccolte tutte le liste del torneo, troverete che Zacian Turbo ha vinto il torneo ed è arrivato anche secondo. Le due liste sono molto simili, differiscono davvero in minimi particolari. Io, per quello che ho testato nel corso di questa settimana al mazzo, ho tirato fuori una lista che è, come sempre, quanto più verosimile al mio stile di gioco. La lista del vincitore giocava Isona, la lista del secondo non giocava le padelle e giocava il fin. Insomma, io ho cercato di testare e ho messo insieme il mio. Ho tolto il fini. Perché il fini? Perché il matchup contro Baby Blastifano è orribile e un fini senza Rod non cambia assolutamente nulla. Resta comunque un matchup orribile, per cui tanto vale andare a cercare di migliorare qualcos'altro. Ho messo dentro le due padelle che invece della prima lista mi sono piaciute. Perché le due padelle? Perché ci sono, soprattutto online, tutta una serie di mazzi fuoco che possono darti fastidio. E sempre lì, online, la scelta delle padelle mi è sembrata decisamente più sensata. Ho vinto matchup contro Cinderace, Itran. So che probabilmente non stiamo parlando esattamente delle cose più competitive che si possono trovare in formato, però mi hanno aiutato. Volete essere un po' più rivolti verso il meta? Provate i Metal Google Glass, insomma, gli occhialini metallici. Perché? Perché se siete in panchina vi parlano dai danni, dai segnalini danni messi dal Dragapult, per cui dal punto di vista di meta sono sicuramente migliori questi. Io gioco tanto online, per cui al momento le padelle vanno come sono. Che cosa fa il mazzo? In realtà il mazzo è composto praticamente da tutte carte che credo già conosciamo, anche perché lo Zacian oramai è sulla bocca di tutti da parecchio, ha cambiato completamente il modo di giocare, la forza, anche l'impatto che ha avuto ADP in formato, e l'abbiamo visto molto spesso in contro le mire come arma di pescaggio. Qui lo vediamo come protagonista, sia per pescare all'inizio, sia quando non abbiamo niente di meglio da fare, sia come attaccante, perché comunque con 3 fa 230, è un base, 220 di vita, 230 che viene, insomma, i danni li fa. Il mazzo è stato costruito e pensato per fare in modo che questi 230 siano più che sufficienti contro ogni cosa. Perché? Ci sono tutta una serie di Pokémon, soprattutto in meta. Guardate bene, questo è un mazzo che è strettamente basato per il formato che stiamo vivendo adesso. Per cui se le obiezioni sono: ehi, ma che cosa fai contro Rillaboom VMAX? Ehi, che cosa fai contro... insomma, non importa, ok? Non è importante vincere contro Rillaboom VMAX. È importante avere un buon matchup contro i mazzi che ci sono in formato. I mazzi che ci sono in formato principalmente erano Picacrom, ADP, Dragapult, se possibile. L'idea di base è che con il Duskmane Necrozma, una carta promo anche abbastanza vecchiotta, fai 60 danni a uno dei Pokémon avversari, GX o X. L'idea di base è che all'inizio, partendo con questo Necrozma ad attaccare, possiamo mettere quei 60 danni a Mewtwo, Picacrom, Raichu, ADP. Quei 60 danni fanno sì che i 230 dello Zacian siano più che sufficienti per fare il KO in un colpo. E una volta fatto il KO, cosa succede? Peschiamo i premi. Ma c'è un ma, perché questo probabilmente è il primo vero mazzo, si era già visto in Blastifano, ma questo è il primo vero mazzo che riesce con successo a usare la strategia del Girachi Prisma. È difficile una strategia che richiede che tutta una serie di carte tu le abbia in mano da giocare al momento giusto, ma che effettivamente anche soltanto una volta partita cambia completamente l'esito del gioco. Perché è una combo fatta di tre carte. 1. Girachi Prisma. Quando peschi questa carta dai premi, lo puoi mettere in panchina. Se lo fai, se hai uno spazio in panchina, quindi puoi pescare un premio in più. Obiezione: ma come fai a essere sicuro di pescare quella carta dei premi? Deve essere Girachi nei premi. Perfetto. Seconda carta, il Mr. Mime di Detective Pikachu, ed è per questo che è aumentato un po' di prezzo online. Io l'ho preso oggi a 2 boost, per cui immagino che arriverà, non so, 3 o 4, non so, 15 boost per il Mr. Mime.
Mr. Mime, quando giochi questa carta dalla mano, in panchina ovviamente, puoi prendere una delle, puoi scambiare la prima carta che hai in cima al mazzo con uno dei tuoi premi. Per cui tecnicamente ci basta fare in modo che il Gigaci Prisma sia in cima al mazzo per mandarlo dei premi. Come si facciamo a fare questa cosa? Oranguru, prendi una delle carte che hai in mano e scambiala con quella in cima al mazzo. Per cui Oranguru, prendo il Gigaci Prisma, lo metto in cima. Mr. Mime, prendo il Gigaci Prisma, lo metto nei premi. Zacian, ammazzo, capo. Prendo il Gigaci Prisma, lo metto in panchina. Pesco un premio in più. Questo cosa significa? Significa che se riusciamo a farla due volte, di fatto noi ci bastano due attacchi per vincere la partita. Questi due attacchi possono significare due capo ai dedenne, due dedenne e vinciamo la partita. Oppure cambia un attimino le partite contro gli spa. In questo modo dobbiamo fare tre premi idilliacamente, invece che 6. Ovviamente non riusciremo a farla 3 volte perché gli scoop up net sono limitati, però l'idea è quella. Perché gli scoop up net sono limitati? Ovviamente possiamo giocarne 4. Gli scoop up net ci servono per riprendere in mano Mr. Mime o Gigaci Prisma. Se abbiamo un altro spazio in panchina possiamo mettere giù il secondo Mr. Mime e risparmiare uno scoop up net, ma Gigaci Prisma comunque deve tornare in mano in un modo o nell'altro. Il resto, il mazzo è tanta consistenza, cercando di fare il possibile per far funzionare il mazzo. Doppio Oranguru l'abbiamo visto, un dedenne, triplo Jirachi. Questi non, potete già anche giocare i 4, non è un problema. Non fa contrasto con l'altro perché questo qui è Prisma, sono due carte diverse. Ma ce ne sono 3, per cui teniamo 3. Un Mewtwo per recuperare i supporter, i nostri supporter sono 4 Research, doppio Marnie, doppio Boss Order. Qua ci sono anche il doppio Catch, perché? Perché noi puntiamo molto sul mettere KO in panchina quel dedenne, raga, ripeto, con il Gigaci Prisma sono tre premi, per cui vuol dire un tag team, un VMAX e un dedenne chiudono la partita. 4 switch, 4 scoop up net, 3 acrobike, una tool scrapper, una fireball. Allora, io ho testato il mazzo questa settimana, non era un mazzo che mi ispirava particolarmente e anche adesso che l'ho testato non è uno dei mazzi che gioco più volentieri. Nel corso della settimana mi sono trovato a arrancare ogni volta che giocavo questo mazzo. C'è anche da dire che per quanto spesso a volte mi sembrava che facesse fatica a ingranare, il più delle volte la partita comunque si portava a casa. Per cui partiamo dal presupposto che il mazzo, se gira bene, non c'è per nessuno, nel senso, cioè, se riuscite a iniziare Necrozma 60 danni, T2 Zacian 230 con tanto di combo di Jirachi, penso che mi sia riuscita due volte in tutta la settimana questa cosa. Però se siete più fortunati di me, come i due ragazzi che hanno vinto il torneo, raga, mazzo assolutamente una bomba. Cioè, se riuscite a fare T2 KO di Zacian con tanto di Jirachi, vuol dire che al T2 avete messo in crisi l'avversario parecchio. Per cui tanta 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 roba. Ovviamente il mazzo è un mazzo metallo, punta tantissimo sui metal source per recuperare le carte. Spesso e volentieri io mi sono trovato in deficit di switch, per cui prendete eventualmente in considerazione l'idea di aggiungere qualcosa dal proposito. Non so bene cosa si possa aggiungere, se Mandalorian o altro. Comunque, vedete voi, testatelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ora vi faccio vedere come funziona con qualche bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da Po Town Store, il negozio numero uno al mondo per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili online. Su questo sito potete trovare tutti i codici che ci sono in circolazione, dalle buste di espansione fino ai materiali promozionali, ma la cosa migliore è che vi arriveranno tutti immediatamente via mail, non dovete aspettare un secondo dopo l'acquisto. In più, con il codice sconto iCater avrete diritto al 5% di sconto su tutti i materiali da voi acquistati. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Sakariku 14, bella zia. O zio, mascherato da zia. Insomma, chiunque tu sia. Zio, zia. Perdo il lancio di moneta. Va bene, pazienza, ce ne faremo una ragione. Un Gigaci Prisma nel mazzo, partenza subito, immediato, senza perdere tempo. Coco, ok, quindi siamo contro Picacrom. Oppure no.
Vabbè, no, non ho la minima idea di che cosa faccia l'Electivire, di che cosa sia l'Electivire, però l'idea di base è quella di mostrare come funziona il mazzo, per cui so che ho il Girash, vediamo se riusciamo a utilizzare anche il resto della combo, per cui Oranguru e Mr. Mime. Dunque, chissà che cosa fa l'Electivire. Quick Ball di Jirachi. Sentra impact di Jirachi, io però quello ho sbagliato. Allora, vediamo. Acrobike. Prendo la Quick Ball perché? Perché insomma, scatto energia. Quick Ball. Metal Saucer. Vediamo un po', sto pensando. Sto pensando che posso tirare già fuori Zacian questo turno. Momento, vediamo se c'ho delle Dedenne. Sì, c'ho delle Dedenne. Va bene, no, posso tirare fuori Zacian. Scarto metallo, ciapo su delle Dedenne. Perché scelgo di fare questa cosa? Ho due Metal Sorcery in mano, per cui per mettere fretta all'avversario mettiamogli un po' di pressione. Questa cosa non è male. Mi basta pescare un'energia. E ho comunque ancora la supporta da usare. Ok, allora energia trovata. Padella, che non fa mai male. Il mio avversario non ha fatto supporta, perché non poteva giustamente fare supporta. Però neanche ha segnato l'energia. Per cui diciamo che aspetto. Ma intanto Scoop Up Net. Facciamo sparire sto Girashi Prisma, che in giù non mi serve assolutamente a nulla. Allora, siamo sempre lì. Avevo ancora supporto da fare, che era Marni, va bene. Sono stato un po' sfortunato a far fuori due switch ancora prima di iniziare. Però, contando che io non so che cosa ha l'avversario, non è che gli faccio male così all'inizio, no? Cosa fa? 50 se c'è testa sei paralizzato. Se questo Pokémon ha delle energie speciali, fai 180. Per cui la tua strategia a questo turno è stadio, energia speciale e counter gain. Wow! Counter gain non me l'aspettavo. Boh, ma dai, non c'aveva nulla. Mi ha tirato fuori un 180 danni in faccia così. Ok. Quindi niente, una disperata ricerca. Oh, calmo, sono 210. Ma gli servono dei den, gli servono altri due Electropower per farmi il KO. Grazie alla padella. Senza la padella ne bastava soltanto uno. Ah, è vero che questa combo la può fare una volta sola, però insomma, tanta roba. Allora, ok. Mi interessa usare adesso Oranguru? No, non particolarmente, per cui mi bastano switch. È vero che ne ho soltanto due, però. Wow, belle carte che ho pescato. E belle carte intendo ovviamente bello schifo. Vediamo un po'. Faccio sparire un Oranguru, non mi serve. Energia. Posso fare il KO. Posso fare il KO. Ritiro. Mando avanti Girachi. Ok,
Mewtwo. Perché Mewtwo c'ho niente. Scoopapne. Fargli fuori questo elettivano in questo momento è più importante rispetto che qualunque altra cosa. Potevo fare il capo sul DDN dietro, è vero, però almeno così provo a lasciarlo senza attaccanti. Non so, là, più che faccio sempre in tempo a giocare il Mewtwo, se tanto devo uscire col Jirachi faccio sempre in tempo, però vado alla ricerca della research piuttosto che la malarmi. Aia, non me l'aspettavo. Sono 80. Non mi aspettavo un altro Electro Power. Niente, il capo di DDL. Ah, che male, il capo di DDL, che male. Allora, Zacian sia. Magicamente voglio Marni. Tutto qua. Che sfiga, c'era anche. Vabbè. Allora, faccio sparire Mewtwo. Mi servono spazi in panchina. Marni. Antipatico. Ho già fuori 3 Metal Saucer e 5 energie. Pesco. Fortunato a trovare un'energia. Allora, se riesco a fare il capo al prossimo turno, grazie al Jirachi Prisma, io adesso dovrei essere in grado di fare il capo. Tuttavia mi serve ancora un'energia e un modo per ritirare il Jirachi. Potrebbero non essere esattamente le cose più semplici. LOL. Non deve essere messo benissimo neanche lui. Allora, ho trovato l'energia. Ora mi serve con questo giraccio un modo di farlo sparire, che può essere uno dei due switch o uno super scoop up net. Se non sono messo benissimo, potrei usare la quick ball e togliere una delle carte del mazzo, il Mr. Mime. Controindicazioni nessuna praticamente. Solo uno switch tra l'altro. Oh, mancato. Mancato. Per cui posso giocare Marni, fregarmene della combo e andare per fare il KO. In questo modo cerco di dargli fastidio anche togliendogli quel Dedenne che ha in mano. È anche vero che metto in cima Jirachi, metti che trovo, no, non trovo quello che mi serve. Tuttavia così facendo con la Marni ho comunque il Jirachi in mano. Trovato niente, però, vabbè.
no, non assegno le energie. Buono però per il retino. Allora, non ho messo giù un altro Zacian. Avrei potuto fare l'abilità col secondo Zacian. Non l'ho fatto per il semplice motivo che i due spazi che sono lì in panchina che vedete sono in teoria Mr. Mime e Girarci Prisma. Devo sempre cercare di tenere due spazi liberi. Quick Ball e Dedenne. Caspita, le ha prese brutte le quattro carte. Le hai prese brutte le quattro carte, eh? Electivire dovrebbe già aver usato 3 Electropower, no, 2 Electropower. Per cui ha ancora gli altri due per fare il KO. Questo mazzo purtroppo non gioca a stadio, per cui quella Thunder Mountain rimane lì e dà anche parecchio fastidio. Io ho solo uno switch rimasto nel mazzo, ho tuttavia ancora uno switch nei premi. Marnie, antipatica. Vabbè, non è andata male. Questo switch cercherò di salvarlo in tutti i modi con l'Oranguru, lo metto in cima. 1, 2, 3 e 4, 7. Peccato per il Mr. Mime. Però sono sempre. Devo salvare lo switch, l'ultimo che ho. Posso fare KO Dedenne. Fare KO Dedenne significa che al prossimo turno un qualunque KO con tanto di combo mi fa chiudere la partita. Non mi sembra male. Via 2. Beyblade, sì, Beyblade 230 danni. Giusto qualche research che non ho trovato durante la partita. Undici carte rimaste nel mazzo. Questi Electivire sono grossi, fastidiosi, però per fortuna vanno giù. Allora, ho tante carte in mano. E sono molto 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 vicino alla combo. No, allora. Penso. Sì, dovrei aver vinto. A meno che non mi spezza la mano in qualche modo, dovrei avere la chiusura in mano. Che sono la Friend Ball per il Girashi Prisma, la Quick Ball per il Mr. Mime. Attenzione. Allora, un Mr. Mime l'ho dovuto scartare. Ne gioco due. Non ho fatto caso se ho il secondo o meno nel mazzo. Non ho fatto caso a questo. Nel senso, ho lo switch, però vabbè. Handball. Sì, ho anche l'altro Mr. Mime, perfetto. Oranguru. Metto Giraccio in cima. Mr. Mime. Scambio un premio con Giraci. Faccio il mio KO. Pesco un premio. Ho lo spazio libero in panchina. Il premio che pesco è Girashi e dato che va in panchina mi permette di prendere un altro e chiudo così la partita. GG.
GGGG, allora, il mazzo mio avversario si è rivelato essere più ostico del previsto, un mazzo straordinariamente low budget che però ha girato davvero davvero bene, complice sicuramente anche il fatto che io non ho stadio nel mazzo. Tuttavia quello che mi interessava era farvi vedere come girava il mazzo, come funzionava la combo. Il mazzo girato è uno Zacian, pesca, mena, fa quello che devi fare. E questa è la combo. Oranguru, metto in cima il Jirachi, Mr. Mime, lo cambio con i premi, KO. Giace in panchina, un premio in più. GG. Bene, vediamo cos'altro ci riserva l'online. È carina questa lettiva. Grey Troll. Ok. Grey Troll. Vinco il lancio di moneta. Vincere il lancio di moneta in generale è sempre positivo, in questo mazzo non fa eccezione. Perché? Perché posso assegnare energia un turno prima, usare il potere di Zacian un turno prima, per cui assolutamente non ci sono controindicazioni nell'andare per primi, per cui fatelo. Dragapult, questa a maggior ragione è una di quelle partite in cui volete andare primi. Allora, sì, ci sono carte che posso usare, ma va bene così. Quelle che ho pescato sono invece delle carte orribili. Un altro switch. Allora, la partita è cercare di essere aggressivi. Non so se sono contro un Dragapult che gioca i martelli o meno. È anche vero che quello che ho in mano non è che mi cambi granché. Allora, fa la differenza. Girarci Prisma in generale fa praticamente sempre differenza, anche quando state giocando contro dei tag team o dei VMAX, perché la differenza è fare KO due tag team o fare KO un tag team e un GX o fare KO un tag team e un Pokémon comune con l'attivazione del secondo Girachi Prisma. Cambia. Fare KO due tag team magari non è immediato. Soprattutto due VMAX che non si possono precedentemente danneggiare con il Solgaleo. Con il Duskman e Necrozma, ok. Ora, non dico che giocando 11 energie speravo di trovarne almeno una da segnare. Speravo di non beccare le doppie coppie di ogni carta che ho nel mazzo. Mew! Tranquillo, non avevo grandi intenzioni di farti danni in panchina. Tranquillo. Malamar. E zero danni dovuti al bite. E zero danni sia. Cioè, zio, vuoi fare cambio? Allora, no, non sono particolarmente soddisfatto delle carte che ho in mano. Butto via un catcher, comunque ho gli altri. Mi diciamo che. Allora, non voglio prendere il Dedenne perché ho in mano il mondo, per cui preferirei evitare. Allora, buttiamo via il mondo.
Cercando un skateboard. Faccio sparire il Jirachi, non lo voglio in mano. Il secondo Zacian non fa schifo. Mischio le carte che ho nel mazzo, non voglio prendermi in mano il Jirachi, voglio decisamente fare sparire questo Necrozma, per cui via. Ho buttato via tante buone risorse, però... Dunque, padella anche qua. Energia allo Zacian. Voglio giocare il Dedenne per cercare di fare il KO. Avrei dovuto scartare quell'energia e recuperarla. Ho già fuori due Switch e due Scoop Up Net. Mettere giù il Dedenne in questa partita è un mezzo massacro. No, non voglio andare più cauto. Vabbè, sono stato anche abbastanza fortunato, direi. Allora, io so che una delle carte che hai in mano è il Malamar. Tra le altre devono esserci il Dragapult Vmax e l'energia per farmi KO e darmi fastidio questo turno. Ora, un guru vuol dire due cose: o vuole salvare qualcosa che hai in mano o è disperato. Ecco che arriva la seconda energia. Oh, secondo me. Ok. Secondo me se non trovava la risorsa a questo Jirachi non era messo bene. Però vabbè. Un po' di fortuna ci sta anche a lui. Per l'appunto. Cosa gioca? Il Power Plant. Dunque, ecco il Vmax. Pensavo che potrei fare il KO al Dedenne, prendere due premi e andare poi per il KO al Dragapult, però. Che altro con l'energia del mio? Vabbè, 5 anni dietro, vediamo come scegliere di distribuirli. Quanto è lo Zacian? Va bene. 100, 100, esco con lui. Oranguru, salvo un Metal Saucer. Tacci mia. Oh, 25 carte, ce n'era uno. Tacci mia, vediamo. Ho due Scoop Up Net. Per cui, per non bruciarlo, lo metto in panchina. Quel Dedenne posso farlo KO in ogni momento. Preferisco andare così, fare il danno. Non so che lista sta giocando il mio avversario. Non ho visto Martelli finora. Potrebbe giocare una lista classica. Potrebbe giocare Mallow e Lana all'interno per curarsi. Ma Mallow e Lana non fa differenza. Perché anche se si cura di 120, comunque prende il KO lo stesso. Insomma, potrebbe giocare varie cose. Doppio Ranguro addirittura.
Ah, gioca il Mister Mime e il Jirachi Prisma. Ok. E fa il KO questo turno? Me lo farà in panchina allora. Sicuramente mettermi KO questo Jirachi è ottimo per lui. Io purtroppo ce l'avevo tra i piedi, non potevo fare altrimenti. È anche vero che al momento non ha attaccanti, per cui una volta messo KO questo Dragapult non mi... eccolo lì. Non ho proprio capito, cioè nel corso della partita lui ha scartato Dragapult per mettere attivo Mew. Una cosa che mi sfugge completamente. 30 danni al Jirachi. Può tranquillamente farmi Zigzagoon e Scoopapnet, ne sono consapevole, ma... Vabbè, così. Sono tre premi. Mi avvicino molto a quella che potrebbe essere la mia chiusura. In che senso? Nel senso che mi manca una Quick Ball per fare la chiusura. Energia. Ok, Psychic Recharge. Sono col Dragapult piccolo sono 140 danni, per cui gli Zacian non sono neanche lontanamente impensieriti, i piccoli sì. Ah no, chiedo scusa, mi manca una Quick Ball e un poke, uno Scoopapnet. Sto pensando a questo punto se vale la pena fare questa cosa, nel senso se lui mi attacca ancora di Mew, io faccio il KO. Io faccio il KO di Mew, perché? Perché al prossimo turno posso fare Great Catcher sulle Dene e chiudere la partita. Lui è assolutamente concentrato sui Jirachi. Questo cambia le cose. Questo cambia un po' le cose. Io non li ho i Quick Ball, non ho più Quick Ball, non ho modo di andare a prendere il Mr. Mime. Non ho modo di andare a prendere il Mr. Mime. Per cui Oranguru e spero di top deckarlo. No. Ma ripeto, va bene lo stesso. Assolutamente. La partita per me è assolutamente in positivo, nulla di cui lamentarmi, ripeto, ho la chiusura il prossimo turno con il KO dietro, lui anche qua mi attaccasse col Dragapult VMAX non mi preoccupa particolarmente. È la prima lista che vedo di Dragapult che gioca la combinazione Oranguru, Mr. Mime e Jirachi. Io ho giocato Dragapult all'ultimo torneo, ho fatto dei due, ma non mi sentivo di avere una lista particolarmente consistente. Immagino il mio avversario adesso. Tanto ha scartato una Power Plant. Questo era un momento buono per giocarla. Cioè, sta giocando una lista molto particolare, vero? La Viridian, il 2-2 Malamar, anche il Giratina. Ho finabile, raga, ho finabile. Well play. Bello. Cioè, diciamo che il mio avversario non ha fatto nulla.
Cioè, è riuscito a giocare tutta la partita senza fare nulla. Cioè, il problema più grande erano i 30 danni messi al Girashi Prisma in panchina. Non so, io ho trovato varie versioni di Dragapult. Se posso permettermi di darvi un consiglio, non giocate quel trio. Non serve, davvero, non serve. Spazi buttati lì dentro. Escamo! Bella zio! Vinco il lancio di moneta. Vediamo cosa sta giocando Escamo. Parto! Ci hai provato di nuovo, eh! Piccolo infame, ci hai provato! Allora. Che tipo in colore? Cosa stai giocando, Mr. Maccaro? Sì, precisa proprio. Star Wish. Mi chiedo se mai la userò sta friendbull. Sì, probabilmente per l'oranguro. Zaccianino. Non ho granché, però l'energia sicuramente si porta a casa. Cosa cerco al prossimo turno? Cerco, vabbè, sicuramente l'attacco. Vorrei attaccare. Lui gioca sia Dedenne che Eldegoss lì dentro. Quindi vuole proprio puntare sulla consistenza. Mi aspetto di vedere tanti Pokémon. Chissà se ha scelto di mettere dentro anche Welder dietro. Da uno Singe, opinione personale, quegli Slugma fanno schifo lì dentro. Cambiate, usate quelli che non possono ritirare. Fireball, perché no? Allora, Fireball, che ti dico, Fireball? Fammi sparire sto Girachi. Buona energia, però non voglio buttare quel Metal Saucer. Per cui spero nella Quick Ball. No, vediamo. Posso fare Scoop Up Net e salvare anche l'altro Saucer. Il mazzo l'ho mischiato, per cui non fa così schifo. A me personalmente non fa schifo. Doppia energia, buono, si attacca. Il tuo scarper no. Ok. Qualche Metal Saucer. Non ho trovato la padella però. Per cui niente, spero che il mio avversario non abbia in mano il Macaco. Spero che non abbia in mano il Macaco. È anche vero che col doppio Metal Saucer che mi ritrovo in mano. Boh, Macaco ho preso. Spero che non abbia le due energie. Energia, bella. Devo smettere di tirarmi, raga. Sto zitto, basta. Non avevo la seconda energia. Vabbè, vedete. Allora, l'energia adesso mi fa il KO. Lo accetto. E anche. Avessi trovato la padella, sarei anche sopravvissuto. Ne avrei fatto 200. Vabbè. Allora. Viva me e il doppio Metal Saucer. 1, 2. Acrobike.
Salvo il retino. Marlon, cerco di spezzargli la mano e vado alla ricerca di un'energia che manco per il cazzo trovo. Stellar Wish. Pensate. Nelle prossime 5 carte c'erano 4 energie. Tacci tua. Tacci tua. Più di Dan. E nei premi, ovvio. Ovvio che il Deden sia nei premi. Ovvio, Ale. Che fai? Te ne stupisci anche? No, 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 ci mancherebbe pure. Se pesco in energia, ho cambiato la partita. Era l'unico modo per uscire da questa situazione. L'unico. Sono tre premi. Uno. Yes. Please. Due. Tre. Niente, niente di Dan. Allora, quattro carte. Per favore, non avere Weather due energie. Per favore. Perché? Perché Weather 2 Energy mi copia l'attacco e mi copia il mio 230 che per la debolezza non ammazza. Niente padelle, ancora una volta. La padella mi avrebbe cambiato tutto. Eldegoss riprende il Welder. Giant Art. Due energie. Ha tre carte. Se pesca un'energia ha vinto. Perché io non ho modo di recuperare. Oh, non l'ha pescata, sì, non l'ha pescata. Ora, esattamente quello che intendevo nel momento in cui ho detto il mazzo. Quando giocate online, mazzi come questi si trovano perché alla gente piace sperimentare, cambiare, giocare cose nuove. Per cui le padelle qui avrebbero cambiato tutto. Sia col primo, col Makargo, sia adesso con Knight. Se avessi avuto la padella mi toglie la debolezza. Per cui questa partita viene cambiata completamente. Buono che non ha trovato l'energia, raga, buon per me. GG. GG davvero. Allora, ripeto, il mazzo l'ho provato questa settimana. Io vi riporto praticamente le liste che si trovano su Limitless. Di fatto ho messo la prima, la seconda, ho fatto un bel figlioletto e è venuto fuori questa lista. E il mazzo deve girare. So che ovviamente potete dire, grazie al cavolo. Sì, è vero, tutti i mazzi devono girare. Questo però in particolare è uno di quei mazzi che se riesce a girare, se è esplosivo all'inizio, se entra la combo di Jirachi, può fare bene, sicuramente l'ha dimostrato. A me nel corso dell'ultima settimana non ha girato sempre come dovrebbe. È anche vero, ripeto, che nonostante spesso non abbia girato come doveva, le partite si portavano a casa comunque. Come avete visto nel corso delle partite, 4 switch sono pochi. Vi giuro, potessi giocare 6 switch, giocherei 6 switch in questo mazzo. Non si può, per cui, però pazienza. E vi ho fatto vedere come funziona la combo, due volte addirittura, quell'ultima, raga. Che culo, che culo. Penso, guarda, meno male che l'ho messa sul video perché l'avessi raccontata non ci avrei creduto nemmeno io. E nulla, spero che il mazzo e il video, raga, vi siano piaciuti. Così fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo tutte le sere in live su YouTube. E presto al prossimo video. Ciao ragazzi!